Il servizio opzionale Business Mail ti consente di utilizzare l'opzione multiutenza. Per multiutenza si intende la possibilità di gestire una o più caselle di posta del dominio in collaborazione con più utenti, ciascuno con credenziali personalizzate. In questo video ti mostrerò le operazioni a disposizione in base al ruolo di amministratore di posta del dominio, di collaboratore e di utilizzatore della casella da condividere. L'amministratore di posta del dominio è colui che gestisce la password della casella Postmaster. Come amministratore di posta, può impostare la multiutenza su tutte o sulle singole caselle del dominio. Quindi, per utilizzare la funzione da amministratore di posta dei domini, devi accedere all'indirizzo webmail.aruba.it. Seleziona la scheda Gestisci caselle dominio. Nei rispettivi campi inserisci l'indirizzo postmaster@nomedominio.estensione, la relativa password, seleziona la versione smart e accedi. Dal menu a sinistra clicca Caselle. Nell'elenco delle caselle è visibile la colonna Multiutenza, dove, se l'opzione è stata attivata, sono presenti due icone. La prima rappresenta gli utenti attivi, cioè quelli che hanno accettato la collaborazione e scelto la password personalizzata. La seconda rappresenta gli utenti in attesa. Nel ruolo di amministratore di posta del dominio, hai la possibilità di attivare o disattivare la multiutenza su una casella. Quindi, clicca sopra un indirizzo di posta a cui desideri attivare l'opzione multiutenza. Viene aperta la seguente schermata. Prima di procedere, ti informo che per attivare la multiutenza è necessario che sulla casella si attiva l'opzione Gestione password. A seguito dell'attivazione della multiutenza, per quella casella è possibile, se lo desideri, disattivare la gestione password. Seleziona in alto la scheda Multiutenza. Di default il selettore è su Disattiva. Cliccandoci sopra si attiva la funzione e si apre un menu contestuale. Clicca su Invita un collaboratore per inviare un'email alla casella o più di una del dominio, scelta per collaborare alla gestione di questa casella. Si apre una finestra dove inserire l'indirizzo del dominio a cui inviare la richiesta, il suo username, che avrà come indirizzo finale nome scelto, /nomecasella@dominio.estensione. Scegli la lingua in cui inviare la comunicazione e la tipologia di accesso che avrà il collaboratore, tra completo, lettura e modifica, o solo lettura, ed un messaggio personalizzato. Clicca su Invita. Successivamente viene mostrato l'elenco dei collaboratori che sono in attesa di conferma. Quando l'amministratore di posta del dominio o l'utilizzatore della casella inviano una richiesta di collaborazione al collaboratore, arriva un'email con le istruzioni e un link dedicato. Cliccando il link si apre una pagina dedicata dove scegliere la propria password e salvarla. Il collaboratore, utilizzando lo username già indicato nella pagina e la password appena scelta, può accedere alla casella condivisa attraverso webmail o da un programma di posta. L'utilizzatore della casella è l'utente abituale della casella, che esegue l'accesso con l'indirizzo email e la relativa password. Può decidere di consentire la gestione della propria casella a uno o più collaboratori con speciali credenziali personalizzate. A differenza dell'amministratore, non può attivare o disattivare la multiutenza e può gestire esclusivamente le impostazioni di collaborazione della propria casella. Vediamo come. Da utilizzatore della casella, devi accedere all'indirizzo webmail.aruba.it, utilizzando il tuo indirizzo completo di posta e la relativa password. Seleziona la versione Smart e accedi. Dal menu in alto clicca su Impostazioni e poi a sinistra clicca su Multiutenza. A questo punto le azioni possibili sono invitare un collaboratore, seguendo la stessa procedura mostrata per l'amministratore di posta del dominio, eliminare un collaboratore e controllare lo stato delle richieste di collaborazione.